Ciao amici del canale, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio recensire per voi due splendide torce della Olight. Mi ha contattato e mi ha chiesto se potevo provare a recensire questi due prodotti e siccome io non ho mai avuto una torcia tattica, ho accettato. Quindi andremo a vedere di che si tratta sia come torcia questa qua tattica della Olight, che è la Warrior X Turbo, e anche questa piccola pilettina, torcetta veramente graziosa, un piccolo gioiellino della Olight, la 2 EOS. E alla fine del video vi dirò anche come ottenerla gratuitamente, mi raccomando, rimanete con me. Andiamo a vedere innanzitutto la Warrior, ok? Andiamo a vedere. Allora ragazzi, vediamo come arriva, come si presenta, poi gli accessori che ha all'interno, le varie funzioni e poi faremo anche qualche test, qualche prova per vedere come funziona. E infine vi darò la mia opinione in merito a questa torcia. Allora, scatola. Andiamo ad aprire. Togliamo questo primo foglietto di istruzioni. Qua ci viene indicato le prime cose da fare. Eccola qua. Allora, questa è la torcia. Qui abbiamo anche uno scatolino con i vari accessori. Eccoci qua. Allora, andiamo a vedere gli accessori. Un caricatore, anzi un cavetto, non un caricatore, un cavetto, un anello in silicone, un laccetto di sicurezza e un fogliettino di istruzioni, anche in italiano. Allora, ragazzi, abbiamo la sua custodia che si può agganciare sia da questo anello, ossia anche per un porto alla cintura, in questo modo. Il velcro ci dà la possibilità anche di attaccarli per esempio a uno zaino che ha la possibilità di attacchi molli, e quindi ci dà la possibilità di attaccarli anche contro questi zaini, con una clip si apre, si sfila la nostra torcia e eccola qua ragazzi. Allora, prima impressione, bella resistente, bella massiccia, veramente si vede che è una torcia di un certo spessore, di qualità, ok? Allora, partiamo dal davanti. Abbiamo un adesivo, togliamo l'adesivo, abbiamo una bella parabola ampia con un LED al centro. Allora, qui abbiamo una ghiera dentata. Abbiamo anche su questa parte delle scalanature, questo per impedire che la torcia, anche se non è in piano, non rotoli via, ma bensì a un certo punto si ferma, vedete? Ok, quindi ci dà la possibilità di bloccarla direttamente senza che rotoli via. Allora, poi abbiamo una parte godornata, vedete? Antiscivolo, abbiamo una clip per la cintura, che questa clip però può essere sia inserita che tolta, quindi ci dà la possibilità di scegliere anche di modularla come vogliamo. Dopo vi farò vedere come. Abbiamo qui un altro anello che ci dà la possibilità di agganciare il laccettino. Questo faccio vedere anche il laccettino, molto comodo, ok, e regolabile. Anche questo ci dà la possibilità di legarlo direttamente al polso, agganciarlo qui, dove sta? Mi sono perso, eccolo qui, in questa fessurina qui, andremo ad agganciare e ci dà la possibilità di anche, ecco, se facciamo attività marittime, ok, o su un lago, possiamo regolarlo e abbiamo sempre la torcia attaccata al nostro polso, quindi anche se ci cade non la perdiamo, ok? Quindi se siamo in barca, insomma, se siamo vicino a un lago a pescare, insomma, ci dà la possibilità di tenerla sempre al sicuro. Andiamo avanti. Qui abbiamo lo scomparto della batteria,
Eccola qua, una bella batteria, bella grossa. Questa è una batteria di 5000 mAh a 3 e 6 volts. Bella grossa. Ah, visto che ci sono, vi farò vedere anche la possibilità di smontare questo anello, metallo. Ecco qua. E possiamo togliere anche questo gancetto, la clip per la cintura, e inserire anche questo anello in silicone antiscivolo. Quindi se vogliamo utilizzarlo più a livello tattico, che ne so, con il porto con la pistola, questo ci assicurerà una migliore presa. Basterà di nuovo rimettere e abbiamo anche una presa più ergonomica, in questo modo, così non c'è possibilità che ci scivola perché l'abbiamo proprio tra le dita questo anello in gomma, anzi in silicone antiscivolo. Quindi la trovo veramente ottima come presa. Ora, ovviamente, possiamo cambiare e rimettere come prima. La clip entra proprio nel suo alloggio perfettamente. Eccola qua, vedete? C'ha questa specie di attacco e in più con quest'anello l'andremo a bloccare completamente. Ecco qua, vedete? C'è il suo attacco. E andiamo a chiudere il tutto. Ora la pila è anche impermeabile, ok? Ha un grado di impermeabilità IPX8, quindi la più elevata. Ci garantisce un'immersione prolungata oltre 1 metro, quindi è veramente elevata come impermeabilità. È resistente sia alla polvere e sia garantisce la ditta di una caduta fino a 1,5 metri d'altezza. Quindi anche se cade da 1,5 metri, la ditta garantisce che non succede niente. In più, parte retro, abbiamo il pulsante di accensione. E il pulsante ci fa anche questa zona qui, ci fa anche da caricatore magnetico. Ora vi farò vedere. Allora, con il suo cavetto, mezzo metro, ha un attacco veramente rapido se dobbiamo caricare. Quindi guardate, si attacca veramente rapidissimo. Voilà. È veramente rapido. Ora farò vedere. Si illumina. Questo ci indica che sta in carica, quando è verde invece ci dice che è completamente carica e quindi la possiamo staccare. Molto bello questo sistema, mi piace molto questo tipo di attacco rapido. Allora, dietro abbiamo un pulsante per l'accensione. È protetto da questi tre punti, da queste tre sporgenze, quindi anche se involontariamente lo pressiamo, non si accende, come vedete. Vedete? Ci previene dalle accensioni involontarie, anche se l'abbiamo all'interno di uno zaino, per esempio. Come peso, pesa 294 grammi, con la batteria inclusa, ovviamente. Le misure ve le lascio in sovraimpressione e andiamo avanti. Allora ragazzi, ora andiamo a vedere invece la luce che fa. Abbiamo due livelli di intensità, una bassa e una alta. Quella bassa funziona a 150 lumens e ha un'autonomia di 12 ore e mezzo e possiamo accedere a questa funzione solamente pressando leggermente, non fino in fondo, rapidamente la luce in questo modo. Vedete? Si è attivata. Per spegnerla facciamo la stessa medesima cosa, ripressiamo velocemente l'interruttore e abbiamo di nuovo la lampadina spenta. L'altra modalità invece ad alta intensità, parte da 1100 lumens praticamente e per farla accendere basterà pressare completamente fino in fondo il pulsante in questo modo e si ha direttamente la funzione 1100 lumens. Per spegnerla basterà ripressare completamente il pulsante. Allora, qui dice praticamente che funziona così, 1100 lumens per i primi 6 minuti e mezzo, poi ovviamente piano piano la batteria andrà a
consumarsi e scaricarsi, quindi ridurrà automaticamente la potenza della luminosità, quindi intorno al 55% scenderà di potenza e durerà l'intensità 105 minuti. A 27% invece durerà 27 minuti e infine a 14% durerà 52 minuti. Quindi si autoregolerà come intensità, ok? Mano a mano che si scarica. In più il pulsante ha una funzione di accensione momentanea, ossia noi teniamo pressato il pulsante nel momento in cui andiamo a lasciare la luce si spegne, quindi un'altra funzione in più del pulsante. E per ultimo volevo dirvi che questo pulsante qui si può comprare a parte, è un sistema di attivazione a distanza che si attacca a livello magnetico sempre sull'interruttore. Altra cosa molto interessante. Un'altra cosa interessante è la vibrazione. Ha una piccola vibrazione che ci aiuterà a capire a che percentuale sta la nostra batteria. Allora ragazzi, questa funzione ci fa capire che quando arriverà la batteria al 20%, la torcia emetterà una piccola vibrazione, che quindi lo possiamo sentire, ogni 5 minuti. Ogni 5 minuti noi sentiremo una piccola vibrazione che ci farà capire che la batteria sta al 20%. Ok? Invece, al contrario, quando scende al 10%, ci avvertirà sempre con una vibrazione ogni minuto. E quando invece scenderà al 5% ci avvertirà ogni 10 secondi. Questo proprio per farci capire che siamo agli sgoccioli. Questa è una cosa molto interessante, questa vibrazione. Mai visto una pila con una vibrazione. Però andiamo a fare qualche test di immersione per vedere se veramente è impermeabile completamente. Allora ragazzi, l'accendiamo e lo lasciamo a mollo, vediamo un pochettino se è veramente impermeabile come dicono. Lasciamola nell'acqua all'incirca un quarto d'ora e dopo vediamo un pochettino come si è comportata, se funziona ancora, se è accesa, se si è spenta, insomma se ha subito qualche problema. Bene ragazzi, è passata mezz'ora, me la sono proprio dimenticata, ma come vedete funziona alla grande. Me la sono dimenticata qui ed è passata più di mezz'ora, però come possiamo vedere funziona ancora senza nessun problema. Vediamo se riusciamo a spegnerla. Sì, perfettamente. Quindi si può dire che il test dell'acqua è stata superata alla grande. E niente ragazzi, adesso andiamo a provarla al buio per vedere un poco come si comporta, quanto illumina, ok? Andiamo. Allora ragazzi, come vedete è tutto completamente buio. Sono in una foresta dietro casa, ora accendiamo la torcia, eccoci qui, voilà, mamma mia, fa un bel fascio molto molto lungo, vedete, guardate come illumina, fa un bel fascio veramente largo, non so se si riesce a apprezzare bene, comunque a bassa intensità arriva veramente veramente lontano. Sto puntando all'incirca un 50 metri e si vede proprio bene. Ha un fascio abbastanza piccolo, eh? Però in telecamera non rende proprio bene perché fa anche un fascio grande più debole però. Ora aumentiamo al massimo. Eccoci qua. Oh, guardate qua. Mamma mia, è diventato giorno qui. Eh? Eccoci qui. Vediamo un po'. Ok, comunque vedete, arriva veramente veramente molto molto lontano. Non so se si riesce a apprezzare, però veramente fa un fascio anche grande, vedete che fascio molto ampio e più un fascio al centro molto molto lontano. Quindi se veramente dovessi cercare qualcosa al buio con questa qui, sarebbe veramente un gioco da ragazzi. Non ho mai avuto una torcia così potente. Bene, ok. Penso che questa è una torcia ottima per fare ricerche e roba del genere. In piena notte, per i soccorritori anche. Secondo me è eccellente. Va bene, ragazzi.
ragazzi, considerazioni finali. È una torcia molto resistente, per questo aumenta di peso. Insomma, non è proprio una torcia leggerissima, ok? Si vede che ha un certo spessore, un certo peso, perché comunque anche la qualità si vede, eh? Comunque è light, è una garanzia. E, diciamo che è una torcia tattica alla fine, per questo è più indicato per un utilizzo, ecco, a livello professionale, più per, non so, guardie giurate, guardie del corpo, insomma, dedicata anche a livello militare, ecco, o anche per chi fa lavori un po' particolari, insomma, come un pompiere, un soccorritore, insomma, qualcuno che ha un lavoro un pochettino più di precisione e ha bisogno di una pila potente a lungo raggio. Anche per i cacciatori va bene, ok? Quindi anche per i cacciatori, secondo me, è una pila più che valida. A livello escursionistico, oddio, si può anche usare a livello escursionistico, nulla ci vieta di utilizzarla, però non la vedo proprio indicato per quell'utilizzo lì, diciamo, perché comunque è bella pesante come pila, quindi come torcia. Può andare bene però comunque anche in un kit di emergenza, in un borso di emergenza, che comunque ha un bel fascio di luce che spara veramente lontano. Volendo si potrebbe anche utilizzare in modalità difensiva, quindi se qualcuno ci aggredisce possiamo comunque utilizzarla per colpire, perché comunque è molto resistente, oppure anche per sparaflesciare la luce negli occhi per rendere momentaneamente accecati gli avversari, diciamo, ok? Quindi anche sotto questo aspetto potrebbe andare bene. In più la parte dietro potremmo utilizzarla anche come frangivetro, perché comunque c'è questi spessori qui che non sono niente male. Insomma, ha dei vantaggi, però comunque diciamo che io la consiglio più per un uso professionale per determinati tipi di situazioni, ecco. Io personalmente non ho mai avuto una pila tattica, una torcia tattica come questa, quindi non posso neanche paragonarla con altre torce, però a mio avviso è una torcia sicuramente molto valida, eh? Però giustamente non avendo altre torce non posso fare una comparazione, ok? Beh, a parte questo, vi volevo parlare di questa piccola torcettina, che è veramente, io sono innamorato di questa piccola stellina qui, questo gioiellino, che mi piace veramente tanto. Bene ragazzi, ora andiamo a vedere questa piccola torcia della Olight, la I1R2 EOS, ok? Ed è veramente, a me almeno, piaciuta tantissimo, ragazzi, mi ha fatto impazzire, perché è veramente piccolina e leggerissima, si può mettere dappertutto perché è veramente invisibile, però allo stesso tempo è veramente performante e è fatta veramente bene. Ora ve la mostro, eh? Andiamo a vedere lo scatolino, ecco come si presenta, andiamo ad aprire, eccola qui, sotto abbiamo anche il suo caricatore USB e micro USB, stesso per lei, e andiamo a prendere la pilettina. Guardate un po', è veramente, guardate quanto è grande, è meravigliosa. Allora ragazzi, ora vi farò vedere un pochettino come funziona e le caratteristiche. Allora, abbiamo due livelli di luminosità, una bassa e una alta. Quella bassa è a 5 lumen e arriva fino a 9 metri e ha una durata a 5 lumen fino a 6 ore di autonomia, mentre a 150 lumen, che sarebbe la modalità più potente, dura 15 minuti e arriva però fino a 40 metri. Garantisce anche una resistenza ad una caduta di 1,5 metri. La resistenza a livello di impermeabilità è sempre uguale a quella di prima, quindi un IPX8. È lunga 44 mm. Pesa solamente 13,5 grammi, quindi è veramente una piuma. E 15 mm di spessore. Veramente, veramente portatile. Può andare dappertutto.
Secondo me è una di quelle pigliettine che uno dovrebbe avere sempre appresso, sia nelle chiavi o in un piccolo DC che si porta sempre dietro, perché è veramente fantastica. Secondo me è veramente eccellente come prodotto. Allora ragazzi, qua si svita, lo faccio vedere da più vicino, qua si svita, ecco qua, e qui abbiamo l'attacco micro USB, vedete, in questo modo, e la possiamo ricaricare. Al lato abbiamo un piccolissimo LED che ci indica quando è carica e quando sta in fase di caricamento, quindi spia rossa in fase di caricamento, spia verde completamente carica, vedete. Ha un O-ring che quindi quando andremo a chiuderla, vedete che c'è anche una mollettina, quando andremo a chiuderla andrà a sigillare completamente il tutto, ecco qua. Ora non si accenderà finché noi non stringiamo completamente, guardate, io comincio a girare, giro, giro, giro e si accende. Modalità quella bassa, ok, a 5 lumen, ok, che fa una bella luce, devo dire, guardate, a 5 lumen. Poi ci sarebbe quella più forte ancora a 150 lumen, guardate che roba. Cioè, ragazzi, non so se si rende, non so se rende l'idea, ma è veramente potentissima, ok? Faremo anche un test con questa al buio. Allora, ragazzi, ecco qua. Sta funzionando a bassa intensità e come vedete fa comunque una bella luce, veramente. Sto riuscendo a illuminare quasi tutta la stanza, eh? Ok, ora la mettiamo invece al turbo, guardate che roba, eh? Veramente tanta roba, bestiale, eh? È piccolina, ma per essere così piccola fa una luce veramente potentissima, bella. Allora ragazzi, è veramente piccolissima, ma veramente graziosa. A me ha fatto impazzire, veramente, eh? Ok? Ha anche un piccolo anellino dietro, se vogliamo metterci un moschettone, un laccettino, qualsiasi cosa. E a me è veramente piaciuta tantissimo, ragazzi. E niente ragazzi, io vi dico come ottenerla gratuitamente, ok? Perché potete o comprare una torcia della Light e questa vi viene inclusa nel pacchetto, oppure potrete iscrivervi solamente al sito della Light e iscrivendovi potrete ricevere in omaggio questa piccola torcettina solo pagando le spese di spedizione, mi pare va intorno alle 7€, 8€, una cosa del genere. Quindi io comunque vi lascio tutti i link in descrizione, così potete andare a dargli un'occhiata e per soli 7-8 euro di spedizione avrete questo gioiellino che veramente è una favola, veramente una chicca, mi è piaciuta tantissimo, ve la consiglio. E quindi io vi lascio in descrizione il tutto per poterla prendere in modo gratuito, ok? Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Io innanzitutto vorrei ringraziare la Olight che mi ha dato la possibilità di testare questa splendida torcia tattica e in più io vi volevo salutare tutti quanti, volevo augurarvi una buona estate. Vi ricordo come sempre la pagina Instagram dove pubblico cose inedite. E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!